Ma abbiamo fatto giovedì e venerdì scorso, ci siamo radunati, abbiamo fatto dei test, ci siamo diciamo, raggruppati anche per conoscerci un po', che ce ne sono diversi nuovi. Ancora ci sono dei ragazzi che devono, diciamo, arrivare perché per vari motivi non sono presenti. E diciamo che l'inizio per il nostro campionato è questo, insomma. Ma questo lo si può leggere in vari modi, no? Un modo potrebbe essere il fatto che una squadra ti può temere, che hai dimostrato, insomma, di poterci stare e di avere un valore, e quindi può essere anche un motivo d'orgoglio questo. Dall'altra parte ti fa capire che la strada è ancora più difficile rispetto all'anno scorso, perché poi quando devi superare degli ostacoli più duri devi lavorare ancora più forte, sia da un punto di vista tattico, da un punto di vista fisico, ma soprattutto da un punto di vista mentale. Questo marchio Simone Lilli, vabbè, può vuol dire tanto, può vuol dire niente, però la prendo come una cosa positiva e diciamo che poi dopo, come in tutte le cose, in tutte le categorie, dalla Serie A, dalla Nazionale, fino ad arrivare al torneo del WISP, la differenza poi la fanno i giocatori, le motivazioni. Il mio compito, il compito del mio staff deve essere quello di dargli delle idee, di dargli degli strumenti per poter risolvere i problemi in campo. Poi dopo sono sempre loro, sono sempre i giocatori che fanno la differenza. Quest'anno sono arrivati dei giocatori nuovi, quindi credo che, indipendentemente da tutto, l'inizio deve essere un lavoro di conoscenza, un lavoro di mentalità, un lavoro di organizzazione, perché poi dopo i problemi si affronteranno giorno dopo giorno, partita dopo partita, e come dico sempre, gli obiettivi si raggiungono ad aprile, a marzo. Questi mesi prima di marzo e aprile devono servire da costruzione e ad arrivare a quei 2 mesi pronti per il proprio obiettivo. Ma sicuramente conoscenze diverse e di conseguenza giocatori dove magari, ai quali magari prima non si poteva arrivare, perché comunque il nostro raggio d'azione era qua. E poi, se si vuole evolvere, bisogna comunque avere delle figure giuste nei posti giusti. Io sono molto rispettoso dei ruoli e quindi credo che, non lo conoscevo, lo sto cominciando a conoscere, e credo che comunque sia, per una società, sia molto importante avere una figura del genere, e non solo all'inizio per la costruzione della squadra, ma anche durante l'anno, per capire dove intervenire, cosa fare, cosa non fare, nel rispetto dei ruoli. E per quanto mi riguarda me, è chiaro che, mentre prima magari parlavo anche con i giocatori, facevo determinate situazioni prima dell'inizio del campionato, adesso questa è una cosa che spetta al direttore sportivo, e sicuramente è un compito per me più agevole poi lavorare in campo per concentrare di più le energie nel lavoro di campo, ecco.